Non so se vedrete prima il video haul o il vlog. Sappiate che sto anche strutturando le 10 cose da fare, quindi probabilmente settimana prossima sarete invasi da Malta. Bellissima, io amo Malta. Ma ve ne parlerò nelle 10 cose da fare. Qui parliamo di che cosa ho comprato nei 5 giorni che sono stata a Malta. Sapete che sono stata giù per lavoro, quindi ho avuto poco tempo, poco ma di qualità. Vi faccio vedere. Cominciamo con i vestiti, che sono quelli un pochino più ingombranti. Nel videovlog vi farò vedere, vedrete questi, che erano dei sandali in una vetrina a Sliema, con il cinturino. Hanno questa zeppa bicolore con i contorni in color argento, quindi bianco, nero, argento, e poi le fascette invece con questo disegno un po' etnico. Fascetta, cinturino sulla caviglia, bellissimi, sono super leggeri. E la marca è Anne Michelle, sono un 36, se vi state chiedendo che minuscolo numero questo sia, costavano 60 euro, li ho visti in quella vetrina e non ho saputo resistere, sono leggerissimi, comodissimi, pronti per l'estate che finalmente sembra essere arrivata. E quindi scarpe. Poi invece l'ultimo giorno a Valletta ho trovato un negozio che vende i Panama originali. Quindi Genuine Panama Hat, handmade in Ecuador, 100% Carl Ludovica Palmata. E in più hanno questa lavorazione artigianale fatta a mano, e chiaramente ho preso quella con la piuma. Ta-da! Cioè, sono gasatissima. Potrei anche tenermelo addosso, adesso valuto, quasi quasi lo tengo addosso. Poi, vestiti. Ho comprato, c'era Topshop, Top Men Top Shop in realtà, e nel reparto uomo, sì, ho fatto acquisti nel reparto uomo perché nel reparto donna c'erano tutti i crop top e quindi tutti con l'ombelico scoperto e io non ho il fisico per l'ombelico scoperto, però nel reparto uomo invece impazzava il candeggiato e le canotte e quindi ho preso le S da uomo, esatto, e le ho prese in tre modelli, una così. Quindi arancione, verdino, giallo, ed questa è molto scollata e quindi la metterò con una fascia sotto. E ha lo scollo all'americana anche molto profondo dietro. È una S, questa vi dicevo, made in Mauritius, 100% cotone e costava 24 euro. E poi, sempre sullo stesso genere, ma con una stampa diversa e anche un altro modello, decisamente più accollato, sia sul davanti che sul retro, e con questa foto di Palm Springs sul davanti, sì, anzi solo di Palms veramente, in tono verdino, sempre viola e blu, quest'altra, sempre 100% cotone e sempre 24 euro, e ultima canotta, sempre Top Men, abbastanza accollata sia davanti che dietro, bianca con questa stampa di Brooklyn. Quindi con New York stampata sopra in bianco, 100% cotone e 20 euro. Quindi in realtà ho preso soltanto tre canotte da vestire. Sì. E poi, ancora accessori e abbigliamento, ho preso una borsa. Oh mio Dio, questa non ho saputo resistere. Il negozio si chiama Suite Blanco ed è una catena spagnola che non avevo mai sentito e c'era questa bellissima borsa in verde acqua o color Tiffany, come va di moda chiamarla adesso, con queste frange lunghissime. Tra l'altro, aprendola, c'è anche la catena per portarla a tracolla. L'interno è in stoffa, l'esterno è in finta pelle, chiaramente in ecopelle. E questa cosa che mi piaceva tantissimo costava 34,99 euro, che non è poco, mi rendo conto. Però mi piaceva il fatto di averla solo io, di avere una cosa diversa. E come abbigliamento e accessori abbigliamento, basta. Veniamo ora agli accessori. Sempre da Suite Blanco ho preso questo braccialino estivissimo, con la scritta Love di Brillantini. Sono abbastanza in fissa ultimamente con questi, con i nastrini colorati e le scritte o i disegnini, o insomma i charms che rimangono attaccati al braccio. E questo qui costava 5,99 euro. E poi ho preso questo trio, c'è uno smile, una croce
croce e una pallotta, in realtà la pallotta è quella che mi piace meno, sempre a 5,99, sempre da Sweet Blanco. In realtà volevo riutilizzare uno di questi cordini per un altro acquisto che ho fatto, che è questo qui. Vi metto una foto più da vicino perché non penso che riuscirete a vederlo. Comunque è un bracciale in argento con il ciondolino della croce di Malta, sempre in argento, il tutto per 15 euro. E volevo mettere la croce di Malta attaccata a uno di questi cordini colorati in modo che rimanesse più o meno come lo smile. Adesso vedrò se riesco a fare questa cosa senza distruggere tutto. Quindi questi braccialetti. Poi ho preso, sempre da Sweet Blanco, questi orecchini della Special Edition a 6,99€ con la, non so, penso che sia una tigre o un giaguaro e la perla nera sotto, il cristallino nero sotto, tutto di brillantini dorati. Erano carini, mi ispiravano. Poi mi ricordano un braccialetto di Kenzo che ho visto su Instagram alla Ferragni, maledetta, che mi piace tantissimo e mi sono fatta tirare. E poi la mia amica maltese mi ha regalato questo bellissimo anello che avete visto sicuramente. Se mi seguite sui social l'avete visto perché lo amo. Eccolo qui, indossato. E questo qua è di Aldo, che tra l'altro c'è anche in Italia, e costava 15 euro. E io lo trovo stupendo, è veramente bello. Molto, molto bello. Con le due pietre turchese, quella nera e la montatura dorata. Poi, accessori basta. Beh, sono stata bravina, dai. Ho comprato, vabbè, vi avevo nel vlog, lo sentirete, ho comprato un corso di maltese. Sì, un corso di maltese. Per 30 euro questo è il corso dell'Università di Malta per gli stranieri con il libro degli esercizi della grammatica in inglese e i due CD audio. Quindi prossimamente su questi schermi anche il maltese. Fatemi sapere se può interessarvi, non dico un corso di maltese perché lo devo seguire io, quindi no, però un video magari molto breve su che cos'è il maltese, su da dove viene fuori questa lingua e tutte queste cose qui, se può interessarvi. E questa è l'unica cosa librosa che ho comprato perché avevate visto in uno degli ultimi video, quello di Fnac, che ho comprato anche molti libri in inglese, che è l'altra cosa che in genere compro a Malta, quindi avendoli già comprati ho approfittato per alleggerire la valigia. Beauty ho comprato pochissimo, da Marks & Spencer ho preso questi due prodotti della linea proprio di Marks & Spencer, uno è la crema mani e unghie al Royal Jelly and Pure Honey, quindi miele e gelatina reale, pappa reale, Pure Jelly, nella confezione da, sembrano 50, 100 ml, e questo qui costava 4,50 euro, e poi ho preso questo bagno schiuma con la crema idratante all'interno aggiunta da 250 al profumo di limone verbena da 250 ml, ve l'ho detto, per 4 euro. Costava meno di questo, pensate, vabbè, per 4 euro. L'ho presa questa profumazione perché nell'hotel dove stavo, che era l'Intercontinental, avevano questa linea di Agraria, prodotta sempre in Inghilterra, chiaramente me ne sono rubata dei campioncini, bagno schiuma, shampoo e balsamo, più una saponetta che devo avere di là da qualche parte, alla profumazione appunto di limone e verbena, e quando l'ho aperta, tipo, me ne sono innamorata, e ho detto no, 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 buonissima, e mi sono rubata i campioncini. In realtà poi quando sono stata da Marks & Spencer e ho trovato quello grosso alla stessa profumazione, è buonissima perché è limonosa, cioè è agrumata, sa di limone, ma è attenuata dalla verbena, è buonissimo. Se vi capita di trovare qualcosa limone e verbena, buona. E poi invece all'Arcadia, che è il centro commerciale di Gozo, ho trovato il Corner Yankee Candle, che mi costano sempre un patrimonio. Invece io qua le pago 1,80-1,90 le tarts, là costavano 1,30-1,35 e quindi ne ho prese 8. Ho preso, vabbè, Sicilian Lemon, Loves Me, Loves Me Not, la French Lavender, il Midnight Jasmine, Baby Powder, Clean Cotton, Fluffy Towel,
e Snow in Love. E proprio perché mi costavano meno, quindi tipo a 1,30€ mi sembra solo la lavanda e il limone 1,35€. Quindi ho risparmiato quasi 60 centesimi per ogni tarts e quindi l'ho portato a casa. E benvenuti nell'angolo del ciccione! Se anche voi come me quando andate all'estero non sapete resistere a comprare da mangiare, questo è il vostro posto. Allora, da Marks & Spencer ho comprato il tè, che vabbè, che ve lo dico a fare che io consumo quintalate di tè anche in estate, e ho preso le bustine di questa linea organic, quindi biologica. Questa è un infuso alla pura menta, peppermint, buona. Questo è un infuso al tè bianco e il lampone, raspberry. Raspberry lampone? Sì, mi sembra raspberry lampone, sì. E c'è anche un po' di ibisco dentro. E questo qua è un infuso al limone, ginger, quindi zenzero e ginseng. Che ha anche dentro del lemongrass e il cassia bark. Gnam, gnam, gnam. E quindi questi tre qua. Che costavano, guarda che ce l'ho qua, 2,50€ meno il 15%, 1,95€ meno il 15% e 1,75€ meno il 15%. Quindi un affare per quel che mi riguarda. E sempre da Marks & Spencer le mie gomme da masticare, quelle che avevo preso anche a Londra, che mi piacciono sempre tantissimo, una alla spearmint e una alla peppermint, quindi tutte e due menta, una più forte e una meno forte, a un 1,50 l'una. Quante sono le gomme? Non ce lo dicono, così non soffriamo. Vabbè, non sono proprio economicissime, però mi piacciono. E poi invece a Gozo, nel vlog vedete, vi dico che siamo a fare shopping in un negozietto di prodotti tipici. Ecco, ho portato a casa i capperi e le olive. Perché ho visto... È successo di nuovo, non avevo caricato la macchina fotografica e quindi si è... ballate tutti. E quindi si è scaricata. Comunque, siccome dovevo farvi vedere soltanto le ultime... Che non rimanga, non mi cada tutto addosso. Dovevo farvi vedere soltanto le ultime due cose. Ve le faccio vedere da qui e voi avrete pietà di me. Vi stavo dicendo, olive... e capperi, perché ho visto gli olivi e le piante di cappero e non ho saputo resistere, cioè tipo le volevo a tutti i costi e me li sono portate a casa. Intanto controllo che voi non cadiate. E poi ho preso questo, ta-da, che è il pomodoro concentrato che fanno loro a Gozo lasciando asseccare i pomodori al sole, e mi hanno detto che è dolcissimo, buonissimo e che dura tipo in eterno, e quindi volevo provarlo. Quindi questo era l'angolo del goloso, per l'angolo del goloso, roba da mangiare. Siete messi malissimo, io ve lo dico, quindi io vi sto per salutare. Volevo soltanto dirvi una cosa, nell'ultimo video, prima di partire, vi avevo fatto vedere i regali della Fede, e mi sono dimenticata questo che ho addosso, che è il 208 di Laila. Non so se è di qualche linea speciale, perché i geni hanno messo il barcode davanti e quindi non si legge niente, so solo che è Laila e che il numero è 208, non so nulla di più. Comunque è quello che ho addosso e quindi è il mio tono di blu elettrico super 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 matte. L'ho messo prima, non vi so dire quanto dura, cioè ce l'ho addosso da tipo un'ora. Bene, quindi in questa posa plastica assolutamente molto comoda e con questo cappello molto sobrio, io vi saluto, vi mando un bacione, vi linkerò i vari video relativi a mano che li carico e fatemi sapere se vi può interessare quello sul maltese, sarà un po' per specialisti magari, però se vi interessa io lo faccio volentieri, magari limitandolo a 10 minuti in modo che sia fruibile a tutti. Vi mando un bacione, ciao!